Da giornalista, da conduttore, oggi parlamentare, eletto nelle file del Movimento 5 Stelle e oggi animatore del Movimento Italexit. Rampini ci ha appena raccontato quello che è successo e di cui lui è stato direttamente testimone nell'America nel Thanksgiving. Lei che è così fiero oppositore di questo governo, tanto che è stato uno dei pochi a non votare lo scostamento di bilancio, votato anche da tutto il centrodestra, contesta anche quei divieti che ci impediranno quegli assembramenti durante le festività natalizie e di cui Rampini è stato testimone dall'altra parte dell'oceano per il giorno del ringraziamento? In America direbbero blame the victim, colpevolizza la vittima. Allora, se tu apri i negozi per un effetto frusta, per un effetto rinculo, va da sé che maggiore è la potenza di fuoco, maggiore sarà la reazione. Quindi, ma se tu apri i negozi e concedi l'apertura dei negozi stessi, va da sé che qualcuno andrà in quei negozi, andrà a fare shopping, andrà a curiosare. Dobbiamo decidere, o li teniamo aperti oppure li chiudiamo. Ma che razza di ragionamento è quello che puoi aprire i negozi, dopo però colpevolizzi coloro che vanno a fare shopping? Allora, sapete che vi dico, la vostra pubblicità, invece di chiedere sempre agli inserzionisti della vita reale, del mondo reale, fatevi dare soltanto la pubblicità da Amazon, ci rinchiudiamo come dei criceti e poi vediamo se Cairo è contento. Cioè, ragazzi, purtroppo si vive anche di commercio. Dobbiamo decidere da che parte stare. Andate a chiedere ai vostri agenti pubblicitari del commercio e delle inserzioni se il mercato è in contrazione o in espansione. Vi diranno che è in enorme contrazione. Chiaro. E quindi decidetevi che partita giocare. Cosa volete? Volete colpevolizzare la gente che è uscita perché i negozi erano aperti? Certo. Però probabilmente verrà impedito loro di ricongiungersi con i propri familiari, anche se gli è stato consentito fino a qualche settimana prima. Ma c'è una regola, Negozi. Li hai aperti i negozi, la gente va ai negozi. Poi attenzione, tra l'altro vanno soltanto nei negozi, soprattutto vanno nei negozi dello struscio, delle vie del centro. Certo. Ma è normale, è un processo di una normalità. Rampini, anche imbarazzante da commentare. A proposito di quando